Allora, oggi ci aspettiamo appunto la sentenza del Consiglio di Stato sulla legittimità appunto di andare alle aste delle concessioni demaniali, ma è un qualcosa che si aspettano già gli imprenditori balneari, che debba essere possibile, quindi debba essere superata la proroga che è stata data in maniera a nostro avviso illegittimamente fino al 2033. Perché? Perché loro si aspettano poi un regolamento che la politica debba fare, e giustamente il ruolo della politica in questo caso sarà fondamentale, controllare e analizzarlo passo passo, perché il regolamento delle aste dovrà secondo loro andare a favorire quello che è la capacità e la professionalità già esistenti di continuare in maniera insistente su quelle che secondo noi sono beni comuni, che è appunto il bene spiaggia. Bene, per concludere diciamo che noi ci auguriamo che la politica oggi si confronti veramente con tutti i cittadini e non solo con quella classe imprenditoriale che fino adesso ha dato mostra di se stesso nel bene e nel male sulla gestione delle spiagge, e si possa far sì che i cittadini possano dire la loro finalmente su quello che intendono una gestione delle spiagge che sia cosciente e sia sostenibile di fronte alle sfide che noi tutti dovremo affrontare.